Buongiorno e benvenuti da parte di Marco Dall'Ava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Partiamo da un'analisi di Wall Street. Ieri i mercati europei sono rimasti chiusi per festività, viceversa, sono stati regolarmente aperti i listini americani che, come potete vedere, hanno registrato una seduta negativa, un ribasso di circa un punto percentuale per tutti e tre i principali listini americani, appesantiti soprattutto da quelli che sono stati dei dati macroeconomici pubblicati nella giornata di ieri, che hanno disatteso il consensus del mercato, di indebolire Wall Street e soprattutto l'ADP che è stato pubblicato ieri nel primissimo pomeriggio alle 14.15, è risultato appunto in calo a 119.000 unità rispetto alle attese che stimavano una salita a 154.000 unità. Successivamente è stato pubblicato anche un altro dato macro, l'ISM manifatturiero, anch'esso leggermente sotto le attese degli analisti. In serata poi c'era attesa anche per quelli che erano i risultati in pubblicazione da parte del FOMC. Praticamente è stata sottolineata ancora una volta una crescita, sicuramente però ancora una volta moderata per l'economia americana, evidenziando che relativamente al quantitative easing nei prossimi mesi potrà esserci una variazione sia positiva o eventualmente negativa, a seconda di quelli che appunto saranno i dati pubblicati anche nelle prossime settimane dell'ammontare appunto di quantitative easing, lasciando aperte quindi le possibilità sia per un incremento che per un eventuale decremento. Ecco, questa è una notizia, come vedete, però non è stata presa sicuramente in maniera positiva dai future di borsa che hanno registrato, come vi dicevo, appunto una giornata in territorio negativo. Da un punto di vista tecnico, vedete, ci troviamo sull'SP500 su un time frame H4, proprio ieri a inizio giornata con i mercati europei chiusi, avevamo avuto praticamente un retest esatto del massimo storico precedente, leggermente anche proprio superato e con la definizione di 1595 punti, livelli dei quali a seguito appunto dei dati anche macroeconomici pubblicati si è definito questo movimento ribassista. Chiusura inoltre sui minimi intraday, sicuramente un segnale che invita alla massima cautela e attenzione nell'operatività nella giornata odierna. Attualmente l'S&P si trova in area 1580 punti. Confermiamo quello che è il nostro outlook, di cui avevamo già parlato nei giorni precedenti, quindi con possibilità di prosecuzione di questo movimento discendente e primo target fissato a 1563 punti. Spostiamoci adesso sul Nasdaq 100. Vedete come nella giornata precedente, proprio quella di ieri, il Nasdaq abbia performato ancora una volta in maniera molto positiva, riuscendo anche a superare l'importante livello resistenziale di cui avevamo parlato in precedenza. Stiamo parlando proprio di 2868 punti e vedete come il future americano abbia chiuso la seduta del 30 aprile scorso a 2883 punti. Ecco, se poi ci spostiamo anche su un time frame leggermente inferiore, vedete come tuttavia a seguito delle prese di beneficio registrate ieri, il futuro si sia già riportato proprio in prossimità e ieri sono stati anche leggermente violati al ribasso proprio il supporto statico evidenziato in precedenza. Quindi, nonostante questo segnale che ha visto il breakout proprio nella seduta del 30 aprile scorso, molta attenzione perché a mio avviso comunque le maggiori probabilità rimangono per una possibile fase correttiva. Ecco, un primo segnale importante che andrebbe a confermare questo outlook negativo si definirebbe in caso di cedimento del successivo supporto in area 2819 punti. Spostiamoci adesso sui future europei. Ieri i mercati, come vi dicevo, sono rimasti chiusi per festività. Proprio all'incirca un'oretta fa ha riaperto il DAX di Francoforte. Come vedete, su prezzi più o meno non tanto distanti da quelli registrati in chiusura il 30 aprile scorso, attualmente si sta definendo comunque una prima fase correttiva. Siamo proprio in questo momento a contatto con un importante supporto, anche in quanto soglia psicologica, dei 7.900 punti. Ecco, ci attendiamo e confermiamo quanto detto nei giorni scorsi di una possibile fase di storno anche sul DAX, che ha definito in precedenza questo forte movimento ascendente, primo supporto 7.867 punti in caso di violazione ribassista
il mercato scivolerebbe in maniera piuttosto rapida fino a 7.771 punti. Spostiamoci adesso sul nostro future FTSE MIB, dove, come vedete, già nella ultima seduta, non quella di ieri, ma quella di martedì scorso, Piazza Affari aveva iniziato una fase correttiva dopo il test di questo doppio livello di resistenza piuttosto importante, 16.664 e soprattutto 16.780, livello dove il nostro future FTSE MIB aveva aperto esattamente, definendo subito in apertura i massimi intraday. Successivamente hanno prevalso le vendite, chiusura in territorio negativo a 16.558 punti. Inoltre, rimanendo anche su questo time frame giornaliero, potete vedere come si sia configurato un pattern candlestick assolutamente negativo. Fissiamo come primo livello supportivo 16.478. In caso di test si avrà una possibile, quantomeno un tentativo di rimbalzo tecnico nel breve. Attenzione, in caso di violazione ribassista di tale supporto, il mercato potrà scivolare fino in area 16.060-15.960 punti. Spostiamoci adesso sul mercato Forex. Partiamo come sempre sull'euro-dollaro. Oggi ovviamente sarà una giornata davvero chiave per la moneta unica, in seguito a quello che sarà la decisione che verrà presa oggi nel primissimo pomeriggio alle 13.45 in merito ad un taglio dei tassi, un ulteriore taglio dei tassi di interesse che verrebbero portati così al nuovo minimo storico, lo 0,50%. Ieri, come vedete, l'euro si è mostrato ancora una volta piuttosto brillante, abbiamo superato anche la soglia psicologica di 1,32 intraday, salvo arrivare a contatto proprio con questa area resistenziale 1,3210, 1,3225, livelli che la moneta unica, come potete notare, non è riuscita a oltrepassare, e definendo successivamente questa prima fase correttiva. Attualmente ci troviamo in area 1,3151 in questo istante, proprio ad un passo da una prima area importante di supporto che vi ho evidenziato tra 1,3145 e 1,3137, quindi questi sono i primi due supporti da monitorare probabilmente proprio nei prossimi minuti. In caso di tenuta si potrà definire un nuovo movimento ascendente. Ecco, attenzione, in caso di violazione di tale area supportiva, il movimento ribassista potrà proseguire anche nelle prossime ore, con successivo obiettivo posto a 1,2994. Giornata importante ieri per il cable, hanno prevalso ancora una volta gli acquisti sulla sterlina e vedete come siamo giunti proprio a contatto con il nostro target rialzista posto a 1,5603, proprio il massimo della giornata della seduta di ieri è stato 1,5605, livello dal quale sono iniziate qualche presa di beneficio e un relativo storno di circa 50 pips, quindi attenzione perché è un primo target rialzista, è stato raggiunto sul cross valutario, indicatori che evidenziano sicuramente un'area di percomprato piuttosto accentuata, con la configurazione altresì di divergenze negative, e quindi anche sul cable ci potranno essere delle prese di beneficio nella giornata odierna. Situazione molto interessante anche su euro contro sterlina, che si trova ancora a contatto proprio con questi importanti livelli di resistenza. Ecco, solo in caso di superamento proprio dei massimi della giornata di ieri si avrebbe un segnale di conferma, un segnale positivo con prospettive di salita fino ad area 0,86 e 0,3. Attenzione perché fin quando questo segnale long di breakout rialzista non dovesse configurarsi, da tali livelli ci sono delle possibilità anche piuttosto ampie per una nuova fase ribassista che riporterebbe il cross valutario fino quantomeno in area 0,83 e 76. Andiamo a vedere quali saranno anche i dati macro più importanti in pubblicazione nella giornata odierna. Da seguire innanzitutto in mattinata i PMI manifatturieri italiani ed europeo in pubblicazione rispettivamente alle 9.45 e alle ore 10. Un altro PMI importante, relativo in questo caso alle costruzioni del Regno Unito, troviamo in pubblicazione alle 10.30 con previsioni riviste in salita 48,1 punti. Come vi dicevo già in precedenza, poi il vero evento della giornata sarà sicuramente la decisione sul possibile taglio dei tassi di interesse da parte della BCE. Come vedete, le attese degli analisti sono per
un possibile taglio allo 0,50%. Come sempre poi dovremo seguire molto attentamente 45 minuti più tardi alle 14.30 la conferenza stampa di Mario Draghi. Altri dati macroeconomici in pubblicazione a Wall Street, sempre alle 14.30, si tratta della bilancia commerciale americana e dei sussidi di disoccupazione settimanali, attese in crescita 346.000 unità. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.